La violenta mareggiata di stanotte ha causato ingenti danni sul lungomare, in particolare nella zona da Piazza Vittoria alla sede universitaria di Via Partenope. Impressionanti le conseguenze su parapetti storici e marciapiedi devastati dalle onde, come anche sulle automobili, ma i più colpiti sono stati i ristoratori e le attività del lungomare, già provati da mesi di chiusure e limitazioni per l'emergenza sanitaria, con attrezzature distrutte e acqua nei locali. Un centinaio nella notte gli interventi dei vigili del fuoco e la strada stamattina era stata già riaperta al traffico con operatori pubblici e privati che hanno incominciato subito i lavori necessari per il ripristino dei luoghi. Dalle primissime ore in prima persona l'amministrazione comunale ha seguito quanto stava accadendo, l'ho fatto attraverso il sindaco che in piena notte è venuto qui per rendersi conto personalmente con la mia collega Rosaria Galero ed è partito il meccanismo di protezione della città di Napoli che è garantito dalla protezione civile, dagli operai della SIA, della Napoli Servizi, dell'ABC. In poche ore la strada è stata chiusa e abbiamo messo in sicurezza da quelle mareggiate in primo luogo gli automobilisti e gli scooteristi e da stamattina dalle prime ore dell'alba, appena il vento è calato, ci sono state le attività di rimozione di tutto quello che il mare aveva portato sul lungomare per riaprire al transito dei veicoli in lungomare e tutte le maestranze del Comune di Napoli sono al fianco delle maestranze dei titolari dei ristoranti per dare il supporto necessario per ripristinare e dare sicurezza a quest'area nel minor tempo possibile e con la massima vicinanza e concretezza operativa che noi abbiamo voluto in questo momento realizzare.